la resilienza è la capacità di adattarsi bene alle avversità, superare traumi, tragedie, minacce o fonti significative di tensione. È come far rimbalzare un'esperienza difficile proprio come una palla o una molla. Sono Paola Fendoni, ipnologa, scrittrice e direttrice del Dipartimento di Analisi e Prevenzione delle Dinamiche Narcisistiche nelle Relazioni presso l'Università Unimer di Milano. E contrariamente a quanto si possa pensare, la resilienza è un tratto comune tra le persone e può essere sviluppata da chiunque. Oltre al fattore tempo, molteplici fattori contribuiscono allo sviluppo della resilienza. Tra i più importanti ci sono i rapporti affettivi e il sostegno sia all'interno che all'esterno della famiglia. Le relazioni basate sull'amore, sulla fiducia e sulla fornitura di modelli da seguire. Altri fattori che giocano un ruolo cruciale includono la capacità di pianificare in modo realistico una visione più positiva di sé stessi, la fiducia nelle proprie capacità, l'abilità di comunicazione, la risoluzione dei problemi e, ultimo ma non meno importante, la gestione delle proprie emozioni. Queste caratteristiche possono essere sviluppate da chiunque ed ora ti spiego come farlo in 10 mosse e come l'ipnosi è un ottimo aiuto nel raggiungere il risultato finale. La prima mossa è quella di iniziare a stabilire relazioni significative con i familiari, amici e persone importanti nella nostra vita ed accettare il sostegno e l'aiuto da chi ci sta vicino. Allo stesso tempo è essenziale evitare di vedere le crisi come ostacoli insormontabili. Non possiamo evitare gli eventi stressanti, ma possiamo cambiare il modo in cui le interpretiamo e reagiamo ad essi. Guardare oltre il presente e immaginare un futuro migliore ci aiuta a costruire resilienza. Occorre riconoscere che i cambiamenti nella vita sono inevitabili e che bisogna accettare che alcune circostanze non possono essere cambiate, focalizzando la nostra energia solo su ciò che possiamo ancora controllare e cambiare, aiuta a costruire la nostra resilienza. Impariamo a mettere a fuoco obiettivi realistici ed intraprendere azioni concrete per raggiungerli anche a piccoli passi alla volta. Concentrarsi su compiti apparentemente insormontabili può essere dannoso e ci rende preda dello sconforto. È meglio concentrarsi su ciò che possiamo realizzare nel presente. Portiamo a termine azioni decisive invece di evitare le tensioni. In situazioni difficili impariamo a fare del nostro meglio e nel corso della lotta contro le avversità spesso impariamo qualcosa su di noi stessi. Questa crescita personale contribuisce alla resilienza. Mantenere una visione positiva di noi stessi e sviluppare la fiducia nelle nostre abilità di risolvere i problemi e nell'istinto contribuiscono a rafforzare la nostra resilienza. Occorre mantenere una prospettiva a lungo termine, evitando di ingigantire più del dovuto gli eventi difficili, senza perdere la speranza e concentrandosi su ciò che desideriamo invece di preoccuparci per ciò che abbiamo perso. Infine, prendiamo cura di noi stessi, facendoci attenzione alle nostre necessità e partecipando a attività gratificanti e rilassanti. Mantenere mente e corpo in buona forma è fondamentale per costruire la nostra resilienza. L'ipnosi può contribuire alla resilienza supportando attivamente queste 10 mosse appena viste e aiutarti a costruire la resilienza superando i momenti difficili. Portandoti ad un livello maggiore di consapevolezza, ti dà accesso alle tue risorse interiori che possono essere spesso trascurate. Con l'ipnosi puoi esplorare i tuoi pensieri e sentimenti legati a traumi o situazioni stressanti, rielaborandoli in modo che ti permettano di sviluppare la resilienza. Questo approccio può aiutarti a superare blocchi emotivi e a trovare strategie per affrontare le sfide con più determinazione. Ma non finisce qua. L'ipnosi può favorire il rafforzamento della tua autostima, aiutandoti a costruire una visione più positiva di te stessa. Questo
È un passo essenziale nella costruzione della resilienza, poiché la fiducia nelle tue capacità di superare le sfide è fondamentale. Sappiamo bene che la vita ci metterà inevitabilmente alla prova con momenti difficili e traumatici. Tuttavia, se abbiamo sviluppato una buona resilienza, anche grazie all'uso delle tecniche di ipnosi, avrai accesso alle tue risorse interiore e la tua trovata autostima ti aiuterà a superare gli ostacoli con maggiore determinazione. Se vuoi conoscere come l'ipnosi può aiutarti, contattami scrivendo alla mia email paolafendi@gmail.com. Insieme è possibile costruire la resilienza necessaria per navigare con successo il fiume impetuoso della vita. Ci vediamo nel prossimo video.